La giovane e scaltra figlia del mercante, raccontata da Maria Grazia Accetta. C'era una volta un piccolo mercante che aveva tre figlie. La più piccola di queste, Maria, era molto bella e anche molto saggia e furba. Un giorno il padre, dovendo partire, chiamò le figlie e disse: Care bambine, devo partire. State attente che sono tempi brutti. Siate prudenti. E si licenziò da loro. Passò qualche tempo in modo tranquillo e un giorno bussò un mendicante alla porta e chiese l'elemosina. Il mendicante però era un brigante travestito. Non facciamo entrare questo sconosciuto, consigliò la scaltra Maria alle sorelle. Ma quando il mendicante cominciò a lamentarsi, dicendo: Sono così stanco, care figliole, da tempo non mangio qualcosa di caldo e non mi riposo un po', le sorelle maggiori lo fecero entrare. Dopo aver mangiato, il mendicante disse: È già notte e non so dove trovare riparo. Ah, care figliole, fatevi dormire qua questa notte. Non fatelo, ammonì Maria. Ma le sorelle non le diedero retta e prepararono un giaciglio per l'uomo e gli dissero di fermarsi. Maria però non riusciva a chiudere occhio perché il sospetto che non fosse un vero mendicante non la lasciava. Fattosi silenzio in casa, si alzò e andò furtivamente vicino alla stanza dove l'uomo dormiva e si nascose là. Non passò molto che la porta si aprì, il finto mendicante uscì e si guardò intorno con circospezione. Scese in punta di piedi le scale, chiuse la porta e con un fischio chiamò a raccolta i suoi compagni. Tutti insieme entrarono nel negozio del mercante. Maria fu subito pronta e come un lampo uscì da una porticina sul retro e corse dalla giustizia. La giustizia venne e riuscì a catturare quel brigante che si era travestito da mendicante. Gli altri scapparono, abbandonando il bottino. Allora Maria andò dalle sorelle che dormivano ancora, le svegliò e disse: Vedete che conseguenze avrebbe potuto avere la vostra imprudenza? È successo questo e questo. Quando il padre tornò e sentì com'era stata coraggiosa e scaltra la figlia minore, fu tutto contento. Il capo dei briganti però non riusciva a rassegnarsi che una ragazza giovane gli avesse mandato all'aria il suo piano e giurò di vendicarsi. Dal suo bottino prese i vestiti più belli, montò su un bel cavallo e giunse, travestito da grande e ricco signore, nella città dove viveva Maria. Andò ad abitare in una bella casa e si recò nel negozio del mercante, dove comperò molta mercanzia e si intrattenne con lui affabilmente. Si spacciò per il figlio di un barone del regno e raccontò delle sue ricchezze e del suo bel castello. Il giorno seguente ritornò e così fece finché non si accattivò completamente le simpatie del mercante. Quindi gli chiese la mano della figlia minore. E il padre, felicissimo dell'onore, andò da Maria e le disse: Pensa, figlia mia, il giovane barone ti vuole sposare. Maria però rispose: Ah, caro padre, sto così bene da voi. E poi nessuno conosce questo giovane. Come possiamo sapere se è veramente quello che ci fa credere? Il padre, accecato dalle ricchezze e dall'alto rango del giovane, cercava continuamente di convincere sua figlia, finché Maria alla fine disse: Va bene, fate come volete. Fu preparata una cerimonia magnifica e il giorno delle nozze il brigante portò una lettera di sua madre, dove scriveva al figlio che non poteva venire al matrimonio, però sperava che lui le avrebbe fatto visita con la giovane moglie. Così, dopo le nozze, i due montarono a cavallo e partirono.
La strada diventava sempre più ripida e solitaria e Maria si trovò in un luogo selvaggio e completamente sconosciuto. All'improvviso, il capo dei briganti si girò e le gridò in modo brusco: "Smonta subito da cavallo! Credevi veramente che io ero il figlio di un barone? Sono il capo di quel brigante che a causa tua è stato impiccato e mi voglio vendicare di te." Tremante, Maria scese da cavallo. "Adesso togliti le scarpe e le calze," continuò il brigante, "e sali su quella montagna." Cosa poteva fare Maria? Doveva ubbidire e salire su per la ripida montagna con i suoi piedi delicati. Giunti in cima, il brigante le strappò i vestiti, la legò ad un albero e cominciò a frustarla con delle verghe. "Aspettami," gridò. "Adesso vado a chiamare i miei compagni e ti frusteremo a morte." Con queste parole la lasciò. Legata stretta all'albero, Maria non sapeva cosa fare. I colpi di verga le facevano così male che gemeva continuamente. Non lontano dall'albero c'era uno stretto sentiero e per questo sentiero stavano appunto passando, in groppa a un asino, un contadino e sua moglie, che portavano dei sacchi di cotone grezzo al mercato. Quando sentirono i gemiti, pensarono che fosse uno spirito, si fecero il segno della croce e volevano passare via in fretta. Maria però li udì e gridò: "Ah, buona gente, sono un'anima battezzata come voi, non abbandonatemi!" Il contadino scese e, come vide Maria, estrasse dalla tasca velocemente il suo coltello. Tagliò la corda con la quale era legata e la liberò. Ma cosa poteva capitare adesso? Perché i briganti potevano ritornare da un momento all'altro. Il contadino consigliò a Maria di nascondersi in uno dei sacchi. Così avvenne, e tutto intorno a Maria il contadino mise tanto cotone quanto poteva starcene. Poi legò il sacco all'asino, vi montò sopra insieme alla moglie e partirono più in fretta che poterono. Presto però apparvero i briganti, ma rimasero stupiti non trovando più Maria. Il capo giurò che la voleva uccidere e si mise a inseguire i fuggiaschi. Ben presto li raggiunse e ordinò furibondo al contadino di fermarsi. Spaventati a morte, non poterono far altro che fermarsi. Il brigante sguainò la spada e la conficcò nei sacchi di cotone, ferendo più volte la povera Maria. Ma lei non si lasciò scappare un lamento. E siccome la spada passava sempre tra il cotone, ne venivano cancellate le macchie di sangue. Il brigante, che si era lasciato ingannare, lasciò andare il contadino per la sua strada. Ma dopo pochissimo tempo li rincorse, ordinò loro di fermarsi e trapassò di nuovo i sacchi con la spada. Ma non riuscì meglio della prima volta, così li lasciò finalmente andare. Arrivati nella città più vicina, si fermarono da una conoscente e dissero: "Se volete farci un piacere, cara comare, dateci il vostro letto migliore, perché abbiamo qua una povera ragazza ferita che affidiamo alle vostre cure." Misero Maria a letto e, siccome dovevano partire, la raccomandarono alla comare. Maria rimase da lei finché non si ristabilì del tutto. Quando le chiedevano di lei, la vecchia rispondeva sempre: "È mia nipote." Appena Maria stette di nuovo bene, disse un giorno alla vecchia: "Adesso che sono guarita, non voglio esservi più di peso. Potete procurarmi un lavoro." La vecchia si informò in giro e venne a sapere che il re cercava una cameriera. Maria si fece annunciare e piacque tanto al re che la prese a servizio. Più il re la vedeva e più le piaceva. Così un giorno le disse: "Tu e nessun altro devi diventare mia moglie." Allora lei dovette raccontargli che era già sposata col capo dei briganti. "Oh," disse il re, "tutto qua?"
Lo prenderemo e una volta impiccato non sarai più sua moglie. Così Maria venne considerata da tutti come la moglie del re. Un giorno, mentre stavano tutti e due affacciati alla finestra, passò di là il capo dei briganti. Ah, pensò, allora sei ancora viva e per giunta sei diventata la moglie del re. Aspetta però, che ti acciufferò. Andò subito da un orefice e gli disse: Mastro, dovete prepararmi un'aquila d'argento, vuota dentro, che io ci possa stare, e deve essere pronta fra 3 giorni. L'orefice promise e prese un'intera schiera di garzoni che dovettero lavorare notte e giorno per preparare il lavoro. Quando l'aquila fu pronta, il brigante chiamò un facchino e disse: Con quest'aquila devi passare continuamente davanti alla finestra del re, finché non gli viene voglia di comprarla. Poi si nascose dentro l'aquila, il facchino se la mise sulle spalle e la portò davanti alla finestra del re. Il re stava appunto al balcone con Maria e appena vide la bell'aquila d'argento disse: Guarda Maria, com'è bella, compriamola. Maria, che aveva riconosciuto il brigante quando era passato sotto la sua finestra, era diventata diffidente e disse: Ah, maestà, voi avete già tante cose belle, perché volete spendere tanti soldi? Al re, però, l'aquila piaceva così tanto che chiamò il facchino e gli disse di salire. Gli comprò l'aquila e se la fece portare nella sua stanza. Mentre Maria e il re stavano dormendo, il brigante aprì l'aquila e uscì. In punta di piedi si avvicinò al letto del re e mise un foglio di carta sul cuscino. Finché il foglio rimaneva là, nessuno, né il re né la gente del castello, poteva svegliarsi. Poi si avvicinò a Maria, la prese e la trascinò in cucina. Sicuramente credevi che non ti avrei ritrovata, eh? Disse beffardo e prese la caldaia più grande, la riempì d'olio e la mise sul fuoco. Ti voglio cuocere, disse. Per Maria ora le cose si mettevano male, ma non si perse d'animo e disse invece: Se devo morire, così sia. Lasciami però prendere il rosario per pregare un'ultima volta. Il brigante glielo permise. E Maria corse nella camera e chiamò il re. Ma per quanto gridasse, lui non si svegliava. Lei lo scuoteva e lo batteva, ma il re, niente, continuava a dormire. Disperata, lo prese per la barba e lo scosse. E il movimento fece cadere il foglio di carta. Così finalmente il re si svegliò e con lui tutti al castello. Maria li condusse in cucina, dove il brigante stava ancora attizzando il fuoco. Lo afferrarono e lo gettarono nell'olio bollente. Maria sposò il re e fu un matrimonio meraviglioso. Lei fece venire anche suo padre e le sorelle. E così vissero felici e contenti. E noi stiamo qua a guardare.